Superlativo Roberto Benigni nella prima tranche, nella prima puntata del catechismo radiotelevisivo Rai, targato Rai 1, in prima serata di ieri sera, 15 dicembre 2014, 9 milioni in TV di ascoltatori, del catechismo, ripetiamo, mi piace tanto questa parola, del perché quello è stato di Roberto Benigni e i suoi 10 comandamenti, i suoi. Diciamo che sono i 10 comandamenti, sono venuti dall'alto, è un modo di dire, però il suo è stato il modo di proporci, ce l'ha proposto in un modo molto enfatico, originale, attuale e anche culturalmente valido. Si è servito di uno staff importante di studiosi di quello che è il libro per eccellenza, il libro più venduto della storia umana, che è la Bibbia. E ricordo che i 10 comandamenti fanno riferimento all'Esodo soprattutto e al Deuteronomio. All'Esodo che, per esempio, Benigni ha ricollegato alle rivoluzioni, no? Al fatto di cambiamento di vita, ad avere il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie, quindi primi richiami. Ma il richiamo più importante di quello che è stato comunque un successo televisivo e che sarà sicuramente ribadito anche questa sera, ha stracciato tutti i concorrenti con uno share del 33%, quindi almeno un terzo degli ascolti di ieri sera, in televisivo, in prima serata se li è beccati tutti quanti Roberto Benigni, che quindi vanno a compensare, almeno in parte, credo, quei 2 milioni di euro spesi per questa sua recita natalizia, perché è appunto una recita oratoria. Andiamo a parlare appunto del riferimento più importante e più attuale. Ieri c'è stato per esempio un attentato terroristico di un, credo un jihadista, comunque sì, islamico, che ha anche chiesto la bandiera dell'ISIS, quindi di un soggetto che fa riferimento all'ISIS, dello Stato islamico della Siria e del Levante, no? O Isil. E ci sono stati due morti, più questo, diciamo, pseudo sedicente sceicco che ha ucciso, appunto, è rimasto ucciso, quindi tre morti in totale. Il riferimento, per esempio, all'ISIS. Nel terzo comandamento, credo, non nominare il nome del Dio tuo invano, cioè non bestemmiare, ma non è soltanto la bestemmia, dice appunto Benigni, cioè non è soltanto appunto offendere direttamente Dio, che già quella è una cosa che è scorretta, no? Almeno diciamo secondo la religione, il catechismo e tutto quanto, e eticamente scorretto. Perché andare a offendere ciò che c'è di più elevato nell'universo, che è Dio, appunto. Ma proprio anche l'usare il nome di Dio in un contesto errato, oppure commettere ancora di più dei peccati gravissimi come uccidere in suo nome. Quindi è come se Dio fosse il mandante di una strage, il mandante di un assassino, ed è una cosa inconcepibile. Quindi non usare la parola di Dio per fare poi dei reati, per commettere altri peccati. Quindi poi si è parlato anche, per esempio, di un Dio geloso: non avrai altro Dio all'infuori di me. Io sono geloso, proprio mi sembra che cita testualmente la Bibbia nell'Esodo. Sono geloso di te, no? Proprio sono un Dio, quindi un Dio antropomorfo, no? Quello almeno proposto all'inizio dagli ebrei. Un Dio a misura d'uomo, un Dio specchio dell'uomo, un Dio vendicativo, un Dio geloso, un Dio che ci tiene a fare festa e così via. Questo poi anche poi si è conservato, no? Fino ad arrivare nell'immaginario collettivo al Dio con la barba, con la bacchetta magica. Un Dio poi che parla agli uomini proprio fisicamente, che scende dal cielo e bacia, no? Mosè, esaltato anche da Benigni come uno dei più grandi eroi della storia dell'umanità, appunto l'ha raccontata. Ma torniamo a Benigni, allo show, e mettiamo da parte questi 2 milioni di euro che nella mia orecchia, non so perché, mi formicolano. Si possono spendere anche 10 milioni, ecco, rispondo a me stesso, a una parte di me stesso e anche ad alcuni di voi, si possono anche spendere 10 milioni per Benigni, 20 milioni per Benigni, ma se poi ne entrano 22, 23, 24, 25, insomma, se si va in positivo, perché ricordo che la RAI ha un bel debito che è appunto parte del debito pubblico italiano. Ma mettiamo da parte un attimo questi 2 milioni, mettiamo da parte gli sponsor, lo share e tutto quanto.
che comunque probabilmente è una delle cose più importanti, no? Almeno per la RAI. Ma andiamo a parlare di Roberto Benigni, di lui, grande forma, cioè per parlare per un'ora e mezza, credo 2 ore, ha iniziato, diciamo almeno un'ora e mezza, tutto d'un fiato, con un tono alto, pieno di superlativi, di esaltazione, di autoesaltazione, no di autoesaltazione, perché comunque di esaltazione sulle proprie parole, dette da lui, forse. Lui è un tramite delle parole, comunque esaltazione della sua retorica stessa, quindi un tono altissimo richiede una grande capacità oratoria, proprio una tecnica nel parlare, nell'usare le corde vocali senza rimanere senza voce, neanche il movimento del corpo, di cui Benigni è bravissimo, e anche nel catturare con lo sguardo, come vedete anche da questa foto, ecco qui vicino a me, o anche quello di enfatizzare delle cose delle altre, insomma un tono sempre elevato, grandissima capacità fisica, tecnica, grande forma per Roberto Benigni. Chissà quanto avrà impiegato per preparare questo ottimo spettacolo che c'è stato ieri, perché è anche uno show, no? È stato comunque un Benigni poco sorridente, cioè non scherzoso, giullare, che ci ha abituato in passato, ma ormai è diventato un Benigni quasi serioso, che ogni tanto fa qualche frecciatina, ma di cui non ride, che non esalta, ma che tende ad esaltare col discorso più le cose culturali. Sembra diventato un po' il professore salito in cattedra, che ci fa catechismo, che ci spiega la politica, che ci spiega la religione, ci spiega il modo di socializzare, ci spiega la musica, ci spiega la storia e ci spiega con, per esempio, l'inno di Mameli, ci spiega la Costituzione, no? Ci spiega anche il catechismo e ce lo spiegherà anche oggi. Una parentesi, sembra, mi hanno detto che alcune catechiste, voci di corridoio, diano per valide queste 2 puntate sui comandamenti di Roberto Benigni come valide per il catechismo, per il corso annuale di catechismo. Quindi se i ragazzini, diciamo, o le ragazzine sono mancate al catechismo per 2 volte, quelle 2 volte vengono compensate da queste 2 puntate. Chiudiamo la parentesi e andiamo avanti, insomma. Quindi questo è un po' tutto quanto il discorso su Benigni, che stasera replica con gli altri 7 comandamenti. Ne ha spiegati 3 e questo è tutto dagli studi Rai, che avete visto, molto bella, molto semplice e bella la scenografia Rai, il legno, il marrone e tutto quanto. Una critica, chiudiamo con una critica, perché se ci sono le critiche non ci divertiamo, le volevo bucce, ma c'è poco da polemizzare con Benigni. Perfetto? Perfetto no, ecco. L'esagerato uso spropositato del superlativo, gli aggettivi, moltissimo, stupendicissimo, bellissimo, fantasticissimo, cioè, è secondo me un uso che dopo un po' stanca. Anche alcune ripetizioni volute, ovviamente, ci sono state, però il filo del discorso, tutto sommato, l'ora e mezza, le 2 ore di catechismo sono scorse abbastanza bene. Piuttosto, immaginate 2 ore di catechismo invece fatte da altre catechiste con rispetto, e quindi, insomma, oppure una predica di 2 ore di un prete, insomma, è imparagonabile uno show che comunque è costato un pochino di più di quello che costa una catechista, che poverine fanno tutto per gratis, e anche quello che costa un prete, insomma, che non ha costo, non ha prezzo. Questo è tutto, abbiamo anche cercato di scherzare, perdonate qualche battuta, così qualche battutaccia, e a stasera, e mi raccomando, seguite bene la seconda lezione di catechismo di Roberto Benigni. A dopo.